Coronavirus rallenta il contagio in Calabria e i primi effetti delle restrizioni. I dati di questi giorni saranno altamente indicativi sulla diffusione del virus in Calabria. Sanità in Calabria da aprile ad agosto ha abolito il super ticket di 10 euro sulle ricette. Completata la giunta regionale, accontentati tutti i partiti, ma qualcuno è rimasto fuori. Le reazioni. Risolto il caso di Pasquale Schirripa, uomo trovato morto in un burrone a Gioiosa, è stato un parente per sbaglio. Un San Giuseppe strano quello di oggi, ovviamente nessuna celebrazione, niente riti e tradizioni. Il vescovo di Locri, Oliva, non manca di rivolgere un pensiero ai Giuseppe ed ai papà. Bentrovati, giornale di Telemia. Giornata nera per quanto riguarda le morti in Italia, invece rallenta il contagio in Calabria, i primi effetti quindi delle restrizioni. I dati di questi giorni sono altamente indicativi sulla diffusione del virus in regione. Salgono a due le vittime del coronavirus in Calabria. È deceduto stamane nel reparto di rianimazione dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza il paziente di Rende ricoverato il 7 marzo scorso e risultato positivo al Covid-19. A confermare la notizia è il primario del reparto di anestesia e rianimazione intensiva del nosocomio Pino Pasqua. Il paziente è l'informatore scientifico 60enne, come nella gran parte dei casi di decesso per il Covid-19, l'uomo presentava un quadro clinico già compromesso. L'altro decesso, lo ricordiamo, è l'uomo di Montebello Ionico risultato positivo a coronavirus. Montebello che da ieri, per decisione della Presidente della Regione Calabria Iole Santelli, è stato messo in quarantena. E intanto, nei giorni più tristi dell'emergenza coronavirus in Italia, arrivano notizie positive dalla nostra regione. Secondo il bollettino di ieri ci sono soltanto 15 nuovi casi in più. Un aumento in netto calo, infatti ieri c'erano stati 25 nuovi casi in tutta la regione, lunedì 21 in più rispetto al giorno precedente. L'aumento di ieri è in netta frenata quindi rispetto ai giorni scorsi. In totale, secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, in Calabria sono 129 su 1.434 tamponi effettuati i casi positivi, meno del 9% dei controllati, quindi il risultato positivo al test. E la percentuale è infatti più bassa d'Italia. Nelle regioni del nord questo dato è del 35%, a testimonianza di come l'infezione nella nostra regione non stia circolando tra i calabresi, se non in casi isolati e tutti collegati al nord Italia. Altra notizia positiva è un altro guarito a Reggio Calabria, ma i dati, secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, sono così articolati nelle province. A Reggio Calabria 47 casi, un morto, due guariti, 15 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione e 25 in isolamento domiciliare. Cosenza 31 casi, 16 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 11 in isolamento domiciliare. Catanzaro 26 casi, 10 ricoverati in reparto, 3 ricoverati in rianimazione, 13 in isolamento domiciliare. A Crotone 19 casi, 4 in reparto, 15 in isolamento domiciliare. E infine a Vibo 6 casi in isolamento domiciliare. In tutta la regione sono quasi 5.000 le persone in quarantena volontaria. Intanto per la provincia di Reggio, positivo un operatore della dogana al porto di Gioia Tauro, sarebbe stato contagiato dal fratello. A dichiararlo è stato lo stesso sindaco Alessio nell'ambito della trasmissione Calabria Sud. Intanto per quanto riguarda i trasporti, Caronten Tourist, sempre per via del coronavirus, garantisce solo due corse nello stretto di Messina. La prima con partenza da Messina alle 7 e ripartenza da Villa alle 7.40. La seconda con partenza alle 18 e ripartenza alle 19. Di coronavirus si è occupato Calabria Sud, il nostro approfondimento del mercoledì sera. Cominciamo dal quanto proferito dal sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio, che parla di un caso, il primo al porto di Gioia Tauro. Il porto è stato blindato per quanto riguarda l'arrivo delle navi, con la sanità marittima, con la capitaneria di porto, l'autorità portuale. C'è stato un sistema di blindatura che sino ad oggi ha funzionato e ha retto bene. Purtroppo qualcosa non è andato bene invece dal punto di vista del territorio. Ho appreso poco fa che appunto un dipendente della dogana è risultato positivo al coronavirus, che a sua volta è stato contaminato da un suo fratello che è arrivato da Roma. Quindi qualcosa non ha funzionato per quanto riguarda il passaggio tra il lavoratore che va a casa e poi ritorna nel porto. Quindi questo che è arrivato da fuori non si è messo in quarantena, non ha fatto mettere in quarantena i familiari? Sì, infatti ci siamo in questa situazione. Adesso bisogna subito fare
Non è di Gioia Tauro, noi dobbiamo subito fare, domani penso che con l'autorità portuale, la capitaneria di porto e la sanità marittima faremo il punto della situazione, perché bisogna vedere negli ultimi 14 giorni con quale persona a sua volta si è incontrato nell'ambito dell'ufficio doganale. E quindi molto riguarda gli spedizionieri marittimi e il personale che frequenta la dogana del porto di Gioia Tauro. E sicuramente bisogna agire velocemente e blindare quella parte del porto che è stata potenzialmente contaminata da questa presenza del coronavirus. È giusto che il governo si occupi dell'intera popolazione nazionale ed è giusto che anche i comuni possano avere un ruolo economico nel fronteggiare questa crisi che comunque nei prossimi giorni sarà più stretta e sentiremo maggiormente, diciamo, dentro le famiglie. Quindi noi dobbiamo organizzarci. Già a Gioia Tauro abbiamo fatto un servizio di assistenza domiciliare alle persone che hanno difficoltà motorie per portare la spesa a casa, attraverso la Croce Rossa e anche delle associazioni di volontariato. Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti quei cittadini singoli o quelle associazioni che con il Fai da Te hanno incominciato a fare le mascherine che sono introvabili sul nostro territorio. Questo è un buon segno di collaborazione e di partecipazione. Tante a Gioia Tauro si stanno dando da fare, qualcuno li porta anche al comune, poche per i nostri dipendenti, altri li distribuiscono in giro. Già questo è un buon segno di collaborazione e di spirito di comunità, perché è un fatto importante. Quindi la mancanza della mascherina, la speculazione dietro anche il prezzo della mascherina, c'è la nuova invettiva, come dire, partecipazione della gente che con il taglio e cuce incomincia a fare anche a casa sua, ma non solo per se stessa, ma soprattutto anche per gli altri. Tra i tanti ospiti anche per Paolo Zavettieri è la zona rossa di Montebello, le paure nell'area grecanica. Quanti sono gli abitanti dell'area grecanica e in particolare di Montebello contagiati dal coronavirus in questo momento, allo stato attuale, positivi? Allora, i positivi al coronavirus, secondo i dati dell'azienda sanitaria locale della protezione civile, sono 9 a Montebello, poi ci sono delle unità in giro, quindi una a Melito, insomma in altri comuni vicini. C'è stato il soggetto positivo di Bova, parliamo di Bova Superiore anche se si chiama Bova, e insomma numeri abbastanza gestibili. Quelli più preoccupanti sono di Montebello, perché tra l'altro 9 sono quelli che si sono sottoposti al tampone, ma molti altri non hanno potuto farlo. È una, diciamo, lamentela che abbiamo fatto formalmente come associazione dei comuni dell'area grecanica, inviandola agli indirizzi competenti a partire dalla protezione civile, ma anche alla direzione generale della regione Calabria e anche a tutti gli altri indirizzi come la prefettura, l'ASP e così via, lamentando che quantomeno in modo anche strategico, preventivo, alcuni soggetti avrebbero dovuto farla la verifica. Mi riferisco per esempio alla morte del compianto Mimmo Crea, che è il dipendente del comune di Montebello che ha perso la vita, così come il vice sindaco di Montebello che solo oggi ha potuto fare il tampone dopo già 5 giorni. Insomma, sembra strano che insomma chi ha vissuto a stretto contatto non abbia potuto fare la verifica, anche per consentire a chi è stato a sua volta vicino a questi ultimi di prendere le dovute precauzioni, anche se oggi siamo tutti in atteggiamento precauzionale, ma insomma sarebbe stato secondo me opportuno, avrebbe evitato anche alcune tensioni nel paese, insomma preoccupazioni inutili. Io in qualità di, diciamo, portavoce più che presidente dell'associazione dei sindaci, perché siamo dei colleghi che abbiamo degli scambi, sento presidente di nulla, ma più che altro portavoce per sintetizzare un po' la voce comune di questa area omogenea della città metropolitana, abbiamo scritto con cadenza giornaliera da giorno 6, quindi noi ogni giorno abbiamo mandato una nota ai vertici dell'ASP piuttosto che in prefettura o gli organi competenti rispetto alle problematiche e rispetto all'evoluzione di questa
gestione che c'è stata del coronavirus. Intanto è salito a 2 il conto dei morti in Calabria con un altro uomo a Cosenza. Ma continuiamo a parlare di Calabria Sud e di coronavirus e andiamo a sentire alcuni dei tanti ospiti ieri presenti in trasmissione. Una trasmissione in cui si è raccolto anche un fondo per l'ospedale di Locri, 500 euro ieri. Ed è un'esperienza che verrà, dato il successo appunto di ieri sera, ripetuta anche nella prossima trasmissione. Allora, noi vogliamo essere critici, ma nell'ottica anche di essere costruttivi, nel senso che le critiche vogliono portare a far emergere un problema per fare in modo che poi a questo problema venga trovata una soluzione. Quindi non è che vogliamo semplicemente elargirci ad essere critici o a continuare a mettere sotto la lente chi ci lavora o la struttura. Però vogliamo sicuramente evidenziare quelle che sono le problematiche con l'unico scopo che è quello di farle risolvere. Per quanto riguarda il triage che lei mi ha chiesto, l'altra sera, essenzialmente settimana scorsa quando avete fatto la puntata, c'era un medico che parlava appunto delle stanze di isolamento che vengono destinate a chi è soggetto a coronavirus. Allora lui ha detto che le stanze di isolamento sono quelle di codice bianco e di codice verde. Ora la mia domanda da cittadina era questa: per arrivare a queste stanze il passaggio non è comune a quello del codice rosso? E quindi nel momento in cui passa il malato col coronavirus, quella zona è infetta. A meno che non si abbiano le barelle completamente chiuse e non ci che sono. Esatto, e quelle sappiamo che non ci sono. Però questa osservazione risale a quando il medico è stato intervistato, quindi una settimana fa. Può essere che qualcosa sia cambiato, in quanto so di una visita fatta dai sindaci insieme al direttore aziendale Brai, e quindi può essere che questa mia osservazione è stata soggetta a delle modifiche. Proprio ieri c'è stata la visita anche dell'onorevole Cannizzaro, che ha fatto il giro di tutta la provincia, degli ospedali della provincia, è venuto pure a Locri, l'abbiamo incontrato insieme al sindaco calabrese e al sindaco Campisi, e lui ci ha dato assicurazioni di quanto stanno facendo in provincia e anche su Locri, e anche per quanto riguarda la proposta che oggi vedo, e altre, anche Crinò ha sposato questa proposta, anche altri medici stanno sposando questa proposta, della possibilità della riapertura dell'ospedale di Siderno. Stanno verificando, io sono fiducioso su questa possibilità, perché possiamo fare sia degenza e sia curare i casi più gravi e separare i due ospedali. Anche perché non ci dimentichiamo che in ospedale arrivano anche purtroppo i malati collaterali che hanno diritto ad essere assistiti. Vedremo, sarà verificato se la struttura in che tempi possiamo allestirla insieme all'ospedale di Locri. Questo come primi interventi di emergenza. Questo non vuol dire che non bisogna ripartire sulla sanità, sulla provincia di Reggio, ma su tutta la Calabria. Ridisegnare il tutto, ripartire dagli errori, perché non bisogna continuare sugli stessi errori, non si può continuare naturalmente con le stesse persone che hanno creato gli errori, e quindi dobbiamo tracciare una strada diversa. Questo è il mio impegno, l'impegno che la voce che porto all'interno, la voce di tutti, la voce che sento giornalmente, che porterò in consiglio regionale. A questo aggiungo che c'è un altro problema, il coronavirus c'è il problema dell'assistenza domiciliare. Noi ci stiamo attrezzando come Regione Calabria di far capire un po' a tutti come va assistito un malato anche in modo domiciliare. Cioè come va assistito il malato, come va tenuto in isolamento, come i familiari si devono comportare con il malato che c'è all'interno della propria abitazione. Come vedete si lavora su più fronti, e questo è quello che noi stiamo come regione, ci stiamo attrezzando, ci stiamo naturalmente confrontando con chi prima di noi al nord ha affrontato questo problema. Il dato è rimasto invariato e ci
ci sono in più 480 euro, siamo arrivati a 14.611. Va bene, ci abbiamo provato, e comunque è una bella cifra, è sempre fatta raccolta in due ore, quindi siamo riusciti… Assolutamente. Gentilmente la regia mi toglie, sì, e quindi un dato, magari ci proveremo anche la prossima settimana, che ne dite? Se funziona così e riusciamo a raccogliere 500 euro ogni sera di trasmissione, lo facciamo volentieri. Perché no? Anzi, io lo ricordo ancora una volta, i cittadini che vogliono fare un'offerta per l'ospedale di Locri, ma non per l'ospedale così genericamente, per le cose che il comitato Difendiamo l'ospedale ha comunicato, e parliamo esattamente di tutte di protezione per quanto riguarda gli operatori sanitari, mascherine, ventilatori, un ventilatore mi pare avete intenzione di prendere e altro. Se riusciamo, una volta che abbiamo concluso tutti gli acquisti che stiamo facendo, rimangono soldi, arriviamo alla cifra, acquisteremo anche un ventilatore polmonare. Uomo trovato morto in un burrone a Gioiosa Ionica, il caso Pasquale Schirripa, bene, è stata fatta luce sulla vicenda, sentiamo chi si è costituito. Le serrate indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Roccella Ionica hanno consentito di far piena luce sulla morte di Schirripa Pasquale, 61enne, operaio specializzato Enel, il cui cadavere è stato trovato nella mattinata del 17 marzo nell'isolata contrada Furro di Gioiosa Ionica. A uccidere Pasquale è stato per errore il cugino SR, 64enne, incensurato, pensionato di Marina di Gioiosa, che ieri pomeriggio, dopo aver nascosto a tutti la pesante verità, ha deciso di presentarsi in caserma assieme al suo difensore per raccontare al sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri e ai carabinieri quanto realmente accaduto. Alle prime luci dell'alba del 17 marzo SR raggiungeva il cugino Pasquale in contrada Furro di Gioiosa e assieme a quest'ultimo si prodigava per abbattere un cinghiale che nel corso della notte si era introdotto all'interno della porcelaia di proprietà della vittima. Schirripa Pasquale all'interno del recinto cercava di attirare il cinghiale verso la rete metallica al di là della quale SR, armato di fucile, avrebbe dovuto abbatterla. Tuttavia, verosimilmente, a causa della fitta vegetazione frapposta tra i due cugini SR, alla vista del cinghiale esplodeva due colpi di fucile calibro 12, causando il ferimento dell'animale e l'uccisione di Pasquale. I militari della sezione operativa di Roccella Ionica, unitamente ai cacciatori di Calabria, sulla base delle indicazioni fornite del reo confesso, rinvenivano, occultata tra la fitta vegetazione, una doppietta calibro 12 con matricola brasa SR, è stato deferito in stato di libertà per omicidio colposo e porto illegale di arma clandestina. Abbiamo conosciuto tutti i nomi del nuovo esecutivo Santelli, adesso andiamo a conoscere uno per uno i nuovi assessori. È ufficialmente definita la giunta della Calabria, la presidente Iole Santelli ha composto l'esecutivo con cui si appresta a governare la regione per il prossimo quinquennio. Ai già nominati capitan ultimo all'ambiente e l'astrofisica Sandra Savaglio a scuola e università si aggiungono Domenica Catalfamo, a cui va la delega alle infrastrutture, lavori pubblici, trasporti, urbanistiche e pari opportunità, Gianluca Gallo, a cui è assegnata la delega all'agricoltura, welfare, politiche sociali e per la famiglia, a Fausto Orso Marso la delega allo sviluppo economico, industria, piccole e medie imprese, attività turistiche, internazionalizzazione, politiche e mercato del lavoro, infrastrutture immateriali, innovazione tecnologica, a Nino Spirri la vicepresidenza con delega alla cultura, ai beni e attività culturali, musei, teatri e biblioteche, associazionismo culturale, politiche del commercio e dell'artigianato, legalità e sicurezza, a Francesco Talarico va la delega al bilancio, politiche del personale, alla presidente Iole Santelli le deleghe quali promozione e immagine della Calabria e dei suoi asset strategici, quali turismo, cultura, agricoltura, ambiente e paesaggio, politiche giovanili, spettacolo, grandi eventi, film commission, sport, politiche energetiche, programmazione nazionale e comunitaria, agenda digitale, affari generali, ZES, sviluppo del porto di Gioia Tauro, formazione professionale, tutela della salute, nonché i rimanenti ambiti non delegati ai singoli assessori. Cominciamo a sentirli anche questi nuovi assessori, cominciamo dal taurianovese Nino Spirli. Scrivo sui giornali, sono un blogger, sono uno scrittore, un autore televisivo, teatrale, ma non sono un giornalista. Essere giornalista significa essere iscritti ad un albo e io non sono iscritto all'albo. In ogni caso scrivo da ormai 30 anni e per cui tutti i giornalisti mi considerano un collega e io li ringrazio di vero cuore. Guarda, quello che c'è da fare è tanto, peraltro le deleghe di cui mi occupo sono molteplici e di varia natura, nel senso che
si va dalla cultura al commercio, all'artigianato e tutte le altre, insomma, soprattutto la sicurezza, la legalità, che è una cosa molto importante e anche molto inflazionata. Direi che poi ho la grande responsabilità della vicepresidenza della giunta regionale, per cui insomma sono veramente tante cose che mi sono, come dire, cadute sul capo nelle ultime 24 ore e assolutamente inattese. È un grande piacere ed è un grande onore lavorare per la mia gente, perché l'ho sempre fatto, tu mi conosci da tanti anni e sai che tante cose, sia quando vivevo fuori dalla Calabria che da quando sono rientrato, ho sempre avuto a cuore per la nostra gente, per cui intanto mi metterò a servizio totale e completo e comincerò a capire assieme ai rappresentanti di categoria per quanto riguarda il commercio, l'artigianato e poi a tutte le persone che sono impegnate nella cultura, nel mondo del teatro, le biblioteche, i musei. C'è veramente tanto su cui lavorare. La Calabria ha dei tesori immensi, poco conosciuti, anche e soprattutto dai calabresi. Io devo ringraziare Matteo Salvini, che perché è lui che ha scelto me e mi ha segnalato alla presidente Santelli. Quindi è Matteo Salvini che devo assolutamente ringraziare. Matteo ha voluto premiare una partecipazione reale forte di questi anni, e una grande stima personale, un grande affetto amicale, e quindi lavorerò assieme a lui. Sanità in Calabria. Da aprile ad agosto abolito il super ticket di 10 euro sulle ricette. Addio al super ticket in sanità a partire dal prossimo 1 aprile e fino al 31 agosto. La Regione Calabria abolisce la quota fissa di 10 euro su ricetta per le prestazioni di specialistica ambulatoriale. Va specificato però che l'entrata in vigore del provvedimento è subordinata all'ottenimento della certificazione positiva da parte del Comitato LEA congiuntamente con il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti. A decorrere dal 1 settembre 2020, invece, la quota fissa su ricetta è stata abolita con apposita legge per tutti i cittadini italiani. È un provvedimento rivolto a tutti i cittadini calabresi, spiegano la governatrice Iole Santelli e il commissario per la sanità calabrese Saverio Cotticelli, e che agevola l'accesso alle prestazioni sanitarie a tutti i soggetti che ne hanno necessità. Adesso si attende il via libera da Roma per una misura attesa soprattutto dalle fasce meno abbienti della popolazione, costretti a scucire denaro per curarsi. L'abolizione del super ticket è la naturale conseguenza dei passi avanti fatti registrare dalla Calabria in materia di livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti LEA. Nelle scorse settimane il comitato di verifica ha certificato per il 2018 un punteggio per la Calabria pari a 162, oltre 2 punti oltre la soglia della sufficienza. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Bentornati alla seconda parte della TG, andiamo subito a Reggio Calabria per un sequestro di notevole quantitativo di pesce operato dalla polizia locale. Sì, oggi un sequestro di pesce, circa mezzo quintale di pesce, ieri 8 quintali di frutta e verdura in 2 altre occasioni. Purtroppo riscontriamo una carenza proprio di attenzione a delle regole che sono fondamentali e che non solo vengono spesso e volentieri violati da alcuni cittadini, ma vengono violati anche da operatori commerciali che, in barba alle norme che vietano qualsiasi attività commerciale su area pubblica itinerante, continuano a tentare di dare la merce. L'invito che io faccio anche ai cittadini di evitare in questi frangenti, sempre, ma in questi frangenti in particolar modo, di acquistare merce per strada, perché è merce di dubbia provenienza ed è merce che può essere venuta a contatto con tutta una serie di agenti patogeni di cui ignoriamo naturalmente la natura. Ecco, nonostante il coronavirus, come abbiamo detto prima, però la polizia locale è presente anche sul contrasto economico dell'abusivismo. Sì, diciamo che
le attività di controllo degli esercizi commerciali e degli esercizi pubblici sono una porzione di queste attività che è stata messa in campo proprio anti-coronavirus, perché la questura ci assegna quasi in maniera esclusiva il controllo in città degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici e naturalmente anche degli itineranti, quindi il commercio è quasi esclusivamente controllato da noi. Naturalmente contribuiscono anche le altre forze di polizia, ma questo ramo che è un po' più specialistico lo facciamo da sempre noi e ritengo che lo facciamo anche in maniera soddisfacente. In questo momento difficile in cui si vola a poco e si vola anche con enormi preoccupazioni, abbiamo ascoltato una dipendente all'Italia di Reggio Calabria. Lei non crede a questo coronavirus? Lei è una dipendente dell'aeroporto? Ma io ci credo, nel senso che comunque voglio dire la situazione è in alcuni posti ormai è diventata realmente insostenibile per quello che si riesce a vedere in televisione. Io fino a qualche giorno fa, finché non ho chiuso l'aeroporto, ho lavorato per Alitalia, all'aeroporto di Reggio, adesso è chiuso, con tutti i problemi anche di isolamento che ne derivano per la nostra città. E spero che la situazione non ci colpisca, anche perché il nostro territorio e la nostra città è già aggravata da parecchi problemi. Ecco, la chiusura dell'aeroporto per lei è stata... Tu come pensi questa chiusura? È stata fatta bene per chiudere l'aeroporto? Considerato la situazione in cui noi ci troviamo di isolamento totale e vista anche la scarsezza di treni perché si sono notevolmente ridotti, io penso a chi ha realmente bisogno di spostarsi, soprattutto io penso ai malati oncologici che noi avevamo in numero rilevante sui voli da Reggio e per Milano. Quindi il mio pensiero va a questa gente, e ne conosco tantissimi perché settimanalmente partivano, e il mio pensiero è per loro, per chi giustamente si riesce a muovere in pochissimo tempo raggiungendo un luogo dove quindi le cure siano garantite. Quindi andava chiuso l'aeroporto perché c'erano questi malati oncologici, come lei ha detto prima? Andava, non andava chiusa, avrebbero potuto, sostenendo diciamo la compagnia, perché per me è compagnia di bandiera all'Italia, e quindi in questo momento noi stiamo riportando a casa i nostri connazionali dagli Stati Uniti, dalle Maldive, tutta quella gente che le altre compagnie si sono rifiutati di riportare a casa, è la compagnia che si è fatta carico di ciò, quindi non andava chiuso, per me andava diciamo a regime anche un po' più limitato, quindi anche con un solo volo, ma garantita un minimo di connessione per questa città che già è abbastanza isolata. Noi geograficamente ci troviamo in un punto della regione che non è facilmente raggiungibile, lei lo sa meglio di me. Cosa ci raccontiamo? Dove andiamo? Lei oggi è a casa come? In licenza? In malattia? Io sono in cassa integrazione sino al 25 in questo momento, ma non mi importa se è una misura che il governo ha preso, voglio dire, io per prima la rispetto, sono fuori per acquistare generi di prima necessità, come un po' lei tutti. Una donna allegra come prima. Io sono positiva e voglio essere positiva. Qual è il messaggio che mandiamo a tutti i reggini e non solo? Io sono sicura che non ci toccherà, perché ci aiuterà il mare e il nostro sorriso. E parliamo adesso di spesa a domicilio. Abbiamo ascoltato un negoziante per quanto riguarda la spesa a domicilio. Ecco, nonostante il coronavirus siamo all'interno di una bottega alimentare di Reggio Calabria, ecco, come stanno andando le vendite e come il personale è equipaggiato con mascherine e guanti? Sì, noi qua siamo tutti dotati di guanti e mascherine come vuole il decreto. Per quanto riguarda la clientela stanno rispondendo bene, diciamo, giustamente si fa la fila fuori perché c'è un tot di persone che possono entrare per volta. E c'è un po' di paura, le persone giustamente sono spaventate, magari comprano un po' di più per paura magari di evitare una quarantena, però per il resto... Che notate voi, i clienti vengono più spesso al giorno a comprare oppure fanno la spesa per più giorni? No, bene o male stanno iniziando a fare la spesa per più giorni, o al limite vengono una sola volta, magari clienti che prima venivano più volte al giorno adesso si sono un po' dati una, diciamo, una regolata, diciamo, fanno la spesa una volta per evitare di uscire. Ecco, voi date un servizio a 360 gradi a tutti, diciamo, sì, visto questa emergenza? Sì, un servizio a 360 gradi, abbiamo iniziato pure da questa settimana con le consegne a domicilio, con Flash Food.
e stanno rispondendo bene. Ecco, vi stanno contattando? Ecco. Sì, sì. La maggior parte chi vi chiama che vuole la spesa a casa? Ma molti anziani, diciamo, che magari non riescono, chi abita magari terzo, quarto piano, hanno difficoltà a salire e scendere le scale. Comunque anche persone che abbiano qua vicino, che hanno paura, c'è magari che è più spaventato dalla situazione. Il messaggio che vogliamo lanciare è stiamo tutti a casa. Il messaggio è restiamo a casa, usciamo una persona per famiglia e non a gruppi, rispettiamo le regole, puliamoci le mani, laviamoci le mani spesso, facciamo il possibile per limitare i danni. Di Bongi si mette nelle mani di Mamma Nostra, la Madonna che ha operato tanti miracoli per salvarsi dal coronavirus. Paese tappezzato da immagini della protettrice, da bandiere italiane e irrorato dal suono dell'inno nazionale per dire che Di Bongi c'è ed è in linea con la nazione per affrontare questo flagello invisibile. Don Enzo, stiamo vivendo, possiamo definire, una guerra nuova, una guerra che non conosciamo. Nel paese c'è solo silenzio. Alcuni dicono si ascolta il suono del silenzio. Oggi, grazie a qualche, non dico volontario, ma chi è sensibile, è stato nel centro storico, sui balconi, a cantare l'inno d'Italia per dare fiducia alla gente, per far risvegliare la gente, per dire che siamo uniti, per dire che bisogna c'è. Noi abbiamo visto anche in televisione, nella Lombardia, l'arcivescovo di Milano che è salito sul Duomo per pregare la Madonnina. A Di Bongi in tanti non si può dire messa, però in tanti vengono in chiesa per pregare Mamma Nostra, la Madonna, la mamma dei bivongesi, la mamma dei bivongesi che ha operato tanti miracoli. Ecco, un'ennesima invocazione a questa nostra Madonna, Don Enzo. Sì, credo che in questi giorni due sono i rischi. Un rischio può essere quello di entrare nella superstizione, l'altro invece è quello di imparare anche da questo silenzio che abita i nostri paesi a recuperare quei valori essenziali, soprattutto il valore della comunità a cui tutti siamo chiamati a rinnovare questo senso di comunità, questo senso di appartenenza. Benvengono tutte le iniziative, certamente il credente ha una risorsa in più, vivere questo tempo abitato anche da Dio, credere che Dio continui ad essere presente nella storia della nostra vita, credo che sia il primo impegno che nasce anche da questa situazione. Recuperare il senso di appartenenza e di comunità credo che sia un altro impegno forte da vivere anche in questi giorni. Mai come oggi, pur essendo connessi con questi strumenti elettronici, percepiamo quanto sia importante la relazione tra di noi, quanto vale un abbraccio, quanto vale il guardarsi negli occhi, quanto vale la vita di comunità. Allora dobbiamo evitare di cadere in quella forma un po' patetica che in questi giorni sta abitando anche tutti i nostri ambienti. Dobbiamo cominciare a responsabilizzarci un po' di più. Non possiamo invocare la Madonna o i Santi o creare iniziative senza avere la piena consapevolezza che siamo chiamati a un grande cambiamento, a una grande conversione. Non solo a una conversione ecologica, ma anche a una conversione personale che ci abilita ad essere uomini più veri. Ed ecco perché io ho invitato la comunità ad unirsi solo spiritualmente nella preghiera e soprattutto a mettersi in un atteggiamento riflessivo. Dobbiamo ritornare ad abitare noi stessi, a sapere abitare noi stessi. I grandi monaci ci insegnano proprio questo, che nel deserto della vita l'uomo che va avanti è colui che sa abitare se stesso, non perdendo tempo, ma utilizzando il tempo come dono di Dio e come occasione per una conversione personale e sociale.
Oggi festa di San Giuseppe, auguri a tutti i Giuseppe, a tutti i papà, e un augurio anche che è esteso a tutti quanti da parte del Vescovo di Gerace Locri, Monsignor Francesco Oliva. Nella festa di San Giuseppe vorrei rivolgere il mio saluto a tutti i papà. Con lo sguardo a San Giuseppe penso ai papà in questi giorni costretti a casa, alcuni col lavoro a domicilio, tanti altri costretti ad interrompere il proprio lavoro, a mettersi in ferie o in cassa integrazione. A tutti i papà dico, oggi più che mai c'è bisogno di voi. C'è bisogno del vostro coraggio, della vostra presenza in famiglia. Non si può fare a meno di voi. A voi papà è legata la vita, la custodia dei vostri figli e della famiglia. Affido ciascuno di voi, papà, alla protezione di San Giuseppe, custode del Redentore. Come San Giuseppe ha protetto la sua famiglia, l'ha sostenuta col suo lavoro nella bottega di Nazareth, come ha vegliato sui primi passi di Gesù Bambino, anche voi vegliate sulle vostre famiglie con amore di padre. Auguri a tutti i papà. Guardate San Giuseppe, prendete esempio da lui, uomo giusto e modello di santità. O San Giuseppe, accompagna e sostieni tutti i papà, insegnaci a dare a Dio la tua stessa fiducia. Tu che hai dato ascolto al suo messaggero e non hai avuto paura di prendere con te Maria come tua sposa e di stabilire con lei un'unità di amore. San Giuseppe, custode della parola, fattesi carne, rendici capaci di fidarci di Dio, anche di fronte a ciò che appare incomprensibile. Insieme a Maria e a Gesù, metti al sicuro tutti noi, proteggici dal coronavirus, nemico della nostra umanità. Ciascuno di noi ti chiede di aiutarci sempre a credere e a sperare in Dio. In questo tempo di Quaresima che viviamo nel deserto di una vita esposta al pericolo, non vogliamo aver paura di credere, di sperare, di amare. E se l'inquietudine ci prende, la tua protezione ci sostenga nel cammino della vita. O San Giuseppe, che per primo hai scoperto il volto umano di Dio nel bambino concepito nel seno della Vergine Maria, benedici le nostre famiglie, dona coraggio ai papà, custodisci tutti noi nella pace del tuo amore. Te lo chiede la nostra Chiesa diocesana, te lo chiedono le chiese in Italia, te lo chiede il mondo intero. Davanti alla tua immagine, come nella casa a Nazareth, in questa tua solennità ci uniremo alle ore 21 per la recita del Santo Rosario. Esporremo dalle finestre un drappo bianco ed un cielo acceso per dirti: siamo insieme ad invocare la liberazione da questo virus pericoloso e da ogni forma di contagio e di epidemia. O San Giuseppe, nostro grande protettore, benedici e custodisci tutti noi, le nostre famiglie, nel tuo amore. Amen. I titoli dei giornali. Rivediamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi, l'apertura, linea dura contro il coronavirus, il governo valuta una nuova stretta, in una settimana 43.000 denunce, essere responsabili, i numeri italiani, in un solo giorno 475 morti, mai così tanti nemmeno in Cina, ma pure il record di guariti, 1.084, stabile il trend dei contagiati. Andiamo subito al taglio alto, sono titoli sottotestata, un titolo che riguarda la politica regionale. A quasi due mesi dal voto, ecco la giunta regionale a guida Santelli. La Presidente compone il mosaico, un assessorato a tutti i partiti del centrodestra. Catalfamo e Spirlì sarà vice, sono le due vere novità, ma è già rivolta nell'UDC per Franco Talarico. Speranza Calabria, sono 16 casi in più, nello stretto ridotti i collegamenti. Sanità stop alle super ticket di 10 euro. Possibile ricetta, uno shock di liquidità anche per le imprese più grandi. Palazzo Chigi prepara un ulteriore intervento per l'economia. Proroga ma rimodulata per bonus per gli autonomi.
Chiudiamo con il Quotidiano del Sud, che riserva questa apertura sempre dedicata naturalmente al coronavirus. Un attimo per quanto riguarda il Quotidiano del Sud di oggi, l'edizione naturalmente che parla di due pazienti trasferiti dalla Lombardia a Catanzaro. Restituiamo la linea alla nostra redazione, grazie per averci seguiti. Il tempo che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. È tutto per questo giornale, grazie, riepilogo. Coronavirus rallenta il contagio in Calabria e i primi effetti delle restrizioni. I dati di questi giorni saranno altamente indicativi sulla diffusione del virus in Calabria. Sanità in Calabria da aprile ad agosto ha abolito il super ticket di 10 euro sulle ricette. Completata la giunta regionale, accontentati tutti i partiti, ma qualcuno è rimasto fuori. Le reazioni. Risolto il caso di Pasquale Schirripa, uomo trovato morto in un burrone a Gioiosa. È stato un parente per sbaglio. Un San Giuseppe strano quello di oggi, ovviamente nessuna celebrazione, niente riti e tradizioni. Il vescovo di Locri, Oliva, non manca di rivolgere un pensiero ai Giuseppe ed ai papà,